campo, soprattutto nel primo modulo, che è quello del lavoro, incluso il servizio di umanità del lavoro, tramite i centri per l'impiego, che sono di manutenzione provvisoria. Quindi non a caso, soprattutto in questo periodo in cui viviamo purtroppo una crisi, a maggior ragione i comuni devono far leva su queste opportunità per le province del lavoro. Quindi non è solo un atto dovuto. No, no, perché ormai la provincia di Verona ha queste opportunità e queste deleghe date dalla regione. Quindi io viceversa vedo che i comuni devono sempre più essere impegnati a promuovere le attività che loro fanno in convenzione con le province. Questo è un ruolo che il comune deve avere. Per quanto riguarda l'ultimo intervento, lo ringrazio anche il consigliere Fare, sugli ART che devono promuovere il turismo locale, e poi anche dobbiamo tener conto che finalmente anche il territorio della Pianura Veronese è gruppo di azione locale, istituito nel 2007, siamo nel 2011, terminerà nel 2013, e soprattutto in questo periodo anche il Comune di Nogara, da resto commentato anche storicamente, partecipa a queste riunioni per vedere in che modo il turismo, che viene chiamato turismo lento, che questo è il significato che si dà il turismo di pianura, per ravvivare questo gruppo di azione locale che è nuovo rispetto alla storicizzazione di gruppi di azione locali vecchi, è una new entry. Quindi naturalmente il Comune di Nogara, tra l'altro anche questa chiamiamo incarico, il Comune di Nogara si è attiverà per partecipare e trovare tutti i mezzi opportuni perché dei fondi di finanziamento per animare questo territorio. Poi sul discorso del Gallo, gruppo di azione locale, ce ne sono due in provincia di Verona, il secondo che quello della Pianura Veronese è stato creato dopo rispetto a quello diciamo della montagna, e abbiamo partecipato anche noi quando eravamo amministratori, è una sorta di finanziamento europeo poi svolto diciamo attraverso la regione, anche qui ci sono delle misure specifiche e quindi va bene portare avanti anche questo tipo di iniziative. Volevo dire che io la settimana scorsa ho avuto modo di partecipare all'assemblea dell'ex ASCO commerciante di Verona, che ha fatto l'assemblea di soci in cui era presente anche l'assessore Finozzi, il quale ha detto che stanno appunto rivedendo la legge sul turismo, hanno fatto una tavola rotonda sul turismo e che saranno comunque tagliate molte cose, nel senso saranno valorizzati i laghi, le montagne, la città, però da quello che ho capito noi siamo tagliati fuori con tutto secondo questa legge che proporranno. Allora dico, voi che siete colleghi di lavoro, amici, non so, di partito eccetera, se si può fare qualcosa per la nostra zona tipo consorzio enogastronomico con valorizzazione della palude del Giuseppello, non so, ci sono percorsi naturalistici da valorizzare e insieme mettere, raggruppare quello che può essere il discorso di tutte le feste che si svolgono negli stessi paesi, non lasciate come entità a sé stante, ma come cose organizzate che hanno un filo conduttore. Questo può essere un consorzio, ve l'ho detto, faremo pochissimi consorzi in ogni provincia, finalizzati a qualcosa di specifico, ripeto, danno la precedenza, lago, montagna, città turistiche, non accelerare. Noi siamo fuori, se voi che lo conoscete, magari se faremo una proposta insieme di istituzione di consorzio, provare fuori qualcosa, perché ci sono tante realtà, anche a Novara, anche in paesi limitrofi, di situazioni di agriturismi o alberghi eccetera, che se noi puntiamo qualcosa sul turismo verde e ecologico magari potrebbe lavorare anche di più, insomma, diciamo così che è un duro. Consigliere Pezzi, prego.
Allora, do parere favorevole anch'io a questa convenzione qua. Sono anche del parere, come il consigliere Costantini, che alcuni moduli dovrebbero essere da una parte implementati all'interno dei comuni, parlo proprio anche del modulo del lavoro, perché effettivamente in questo tempo di crisi troviamo che le strutture sono molto deboli. Quindi potenziare questa rete sarebbe molto una cosa molto buona anche per le zone più, diciamo, al margine della provincia. Penso che il decentramento dei servizi in materia di politiche attive del lavoro comunque costituisca un impegno molto forte, perché alcuni di questi moduli sono comunque potenziati anche dalla provincia, altri sono un po' meno potenziati, quindi mi auguro che questi moduli qua, che sono quello del lavoro e anche quello della formazione e soprattutto quello dei servizi sociali, possano andare nella direzione di valorizzare sempre di più i paesi e soprattutto i paesi della bassa veronese. Quindi sostanzialmente secondo me è una convenzione da portare avanti per allargare comunque il dialogo e una rete che possa portare avanti tutta la provincia. Sì, a questo proposito, ieri nell'ambito della promozione che c'è stata a Bardolino dei comuni borghi più turisti d'Italia, che qua anche Novara è entrata nei primi 100 posti, tanto il risultato che ci sentiamo di condividere con tutti i novaresi, chiaramente, perché se abbiamo raggiunto questo risultato è merito di tutti, non vogliamo assolutamente farne un vanto nostro, perché non sarebbe neanche giusto. E abbiamo avuto un interscambio con il sindaco di Bardolino, che invece Bardolino è il primo comune d'Italia in questa speciale classifica, mentre ad avere un interscambio tra Riso, il nostro prodotto locale, e il Chiaretto, che è il loro vino tipico, insieme a Bardolino chiaramente, e bisogna andare anche qua a rafforzare e valorizzare anche questa opportunità di fatto essere stati inseriti all'interno di una classifica importante e di valorizzarla per promuovere anche il turismo al nostro territorio. Insomma. Quindi di sfruttare anche ogni opportunità che ci viene data per aumentare l'interesse che può avere il nostro comune e il nostro zona. Favorevole alla stato di mano. Punto 5 e anche 6 direi che è la stessa cosa, mi scuso se ci sono state anche confusioni di documenti, avevamo anche un po' di urgenza, se deve essere favorevole, perché la ditta interessata che era Coca-Cola ci aveva chiesto di andare con urgenza perché sta facendo il piano degli interventi per l'anno e aveva bisogno di avere con urgenza. In realtà avevo anticipato che le relazioni sono altre richieste di relazioni su coi occhi. Questo qua è la strada, se ve la ricordo, è quella che portava, che una volta collegava la statale con la frazione di Cacinaro, che poi è stata interclusa, la Coca-Cola poi aveva già comprato la prima parte a sud, poi ha comprato la parte a nord, è rimasta quindi interclusa tra le due proprietà, di fatto più o meno la usa, ma voleva razionalizzare tutto in modo da poter essere la proprietà. C'è una regolare richiesta, c'è una regolare perizia fatta in base alle valutazioni UTE da parte dell'ufficio tecnico, è un lotto, un tocco di strada, come è un lotto di 780 metri, ne viene fuori una valutazione tra appunto i parametri di 49.140 euro, speriamo che sia stato scritto da questo punto di vista. Le due delibere quindi sono: la prima è un'integrazione al piano delle alienazioni, perché nel piano approvato dal commissario non esisteva questa piccola porzione di terreno, quindi dobbiamo integrarla per venderla, e la seconda è evidentemente l'inserimento in bilancio di questa somma, è un'imputazione di spesa che non c'è di fatto, perché è c'è dal punto di vista tecnico, ma la mettiamo a disposizione generica di interventi in termini di organizzazione. Non ho altro da dire. Prima Montemesi, come vorrei dire, una domanda. Ma Questo qua sono i tre lotti. Su questo punto sono 49.140 euro, sì. E invece su quello successivo si parla di 50.000.
è quello offerto, però noi in realtà andiamo a schema. Sappiamo di più, posso dire, andiamo a schema. Va bene 50, sai? Oh. Prego, volevo fare una considerazione di carattere pregiudiziale, ma nel 6 come nel 7 che c'è dopo non c'è il parere delle regioni di conti. Sì, no, non ce l'ho io, ce l'ho solo nell'8. Nel punto 8 ce l'ho, nel punto 6 e 7 non ce l'ho. Quindi non so, vorrei avere il parere delle regioni di conti prima di fare la operazione qua subito. Noi ce l'abbiamo. Mi no, se mi vede dire. Non so. Ecco. L'ultima pagina di questo. Come l'avevo visto anch'io, quello è giusto. Sì, ma poi per tutto le font 6, non ce ne vede niente, fotocopiate in qualche maniera. Anche perché non è che usiamo solo noi, questa è una delle
sale che magari vengono usate anche. Come? Cioè dico, se intendi adesso lo puoi fare. Certo, però se hai seguito anche la relazione di prima non è che possiamo buttare via. Certo, ma io non ti ho detto di buttare via, siccome allora, il proiettore c'è anche il telo, si fa presto. Sì, ma poi tecnologicamente questo comune va apprezzato. Quindi prima riusciamo a venire, era perché è meglio anche a tutti. Era perché secondo me se la gente sa di che cosa stiamo parlando. Fatti un'osservazione così. Se chiedete formalmente di andare in appalto, potremmo anche andare, non è che stasera decidiamo di mettere. Nel senso che se il consiglio richiede, a noi sembra un aggiungere una procedura in più, però se volete non è. Ripeto, lo possiamo anche fare, non è un problema particolare, no? Solo questione del. Però non devi vedere. Boh, se temo, cioè nel senso, però che sembrava, essendo intercluso su tre lotti, va bene, insomma. Sì, però si poteva anche dibattitare, però lo stesso tempo in un periodo come questo portarli a casa forse sono treni che magari fra un mese non ritornano più. Ecco, quindi su questo comunque mi sento anche di appoggiare il tipo di iniziativa presa. Si era proposta questa ditta anche con noi alla fine comunque di novembre, comunque inizio dicembre, avevamo comunque deciso di mettere la modifica del piano delle alienazioni in sede di bilancio di previsione dopo non è stato possibile, quindi ci sentiamo di sostenere anche questo tipo di provvedimento. Una cosa molto buona è quella di intervenire in tempi ancora che lo permettono effettivamente sugli impianti di riscaldamento dell'asilo, perché le lamentele erano pressoché quotidiane, quindi trattandosi anche delle fasce comunque più deboli prima è meglio se riesce a intervenire meglio. Al di là di dopo forse si utilizzi per arrivarci, l'importante è arrivare all'obiettivo. Ma andiamo praticamente 6 o facciamo solo 6? No, dobbiamo portare i distinti, sì. Prego. Perché si può parlare anche del 6 o riesci? No, se volete che parliamo adesso. Sì, no, volevo che il sindaco mi spiegasse quale cifra ci sono dei diventi. Diciamo che se integriamo poi passiamo a me. Ma volevo l'integrazione allora, l'inserimento. Segretario via la lettura poi del bilancio su 6 e debita. Immediata esecutività se ci fate piacere, per favore, grazie. Sostanzialmente si varia da mobilitazione.
in pratica, nella, tanto per fare la filosofia, qual è? Quella di prevedere la maggiore entrata derivante dalle azioni di questo debito statale, che va a diminuire la destinazione delle cioè il 17,7 da dove vengono? Che origine hanno? No, mentre prima 17.700 euro derivanti di scaldamento derivavano da monetizzazioni, adesso ci posso chiedere l'origine di questa monetizzazione? Allora, adesso in pratica si introducono i lavori, vengono previsti questi lavori in funzione del riscaldamento, del riscaldamento, questo riscaldamento, finanziati con le monetizzazioni. Monetizzazioni sono nelle organizzazioni generalmente quelle entrate che derivano dalla tassa di impegni urbanistici. Il 33, la differenza rispetto ai 50.000 vanno a finanziare, derivano dalle organizzazioni praticamente, e restano i 100.000 euro con proventi derivanti dalle organizzazioni. Sì, ma gli oneri della monetizzazione sono futuri, certi, cioè, le monetizzazioni per legge però si possono spendere solo nei momenti in cui si incassa. È corretta l'interpretazione, consigliere Manetti, cioè nel senso di dire che una serie di opere, come si fa sempre a dire, sono con cose effemo, monetizzazione e organizzazione. In questo caso, essendo un'entrata, viene prevista in meno la spesa aleatoria per l'urbanizzazione, perché c'è un'entrata reale. Quindi da questo punto di vista del pacchettone di 50.000 euro che vengono previste aleatorie, che ne è 33 reali, perché entrano e quindi li possiamo spendere immediatamente. Se vengono su anche gli organi di urbanizzazione, meno. Però non è mio un problema, diciamo così, aleatorio, è identificato. Stavo leggendo un attimo il parere della revisore dei conti, che mi sembra uguale su tutti quei fogli che ci sono stati dati. Riporto, leggo proprio pari, richiamando l'attenzione sul fatto che la proposta di deliberazione non fornisce informazioni circa la coerenza complessiva del bilancio di previsione 2011 come modificato dalla presente variazione con i vincoli del patto di stabilità. Quindi, da come lo capisco io, mi sembra che se c'è da arrivare a un centro complessivo, che dopo ci si arrivi rispetto alla ripartizione di prima, o questa è il fine del patto di stabilità. No, qual è la motivazione? Un'altra, cioè nel senso di dire, voi oggi tuttora siete probabilmente in situazione di sfollamento di patto, che è reale da questo punto di vista, non si è reale. Allora, nel momento la situazione reale dal punto di vista, cosa dice il revisore dei conti? Il revisore dei conti dice: voi dovete testimoniare che in questo momento non siete ancora chiuso quel patto di stabilità, non mi state dicendo che state facendo tutto quello previsto dal bilancio per arrivare a fine anno alla chiusura, quindi noi dobbiamo dire sì che stiamo lavorando per arrivare a fine anno. Quando c'è una nota aggregata da parte degli uffici che gli interventi di alienazione di questo tipo sono legati al raggiungimento del pareggio di fine anno, c'è una questione di ce la facciamo a pareggiare, se è interessante, io spero molto di sì, però vediamo, è legata, poi ne discuteremo, ripeto, tra 10 giorni. Questo è legato a due situazioni fondamentalmente: se viene rispettato gli incassi degli organi di organizzazione, a questo punto è un punto di domanda, però cioè, per quello che ho chiesto, perché 100.000 sono aleatori, non ci sono. Alcuni sono entrati, fatto pressioni, quindi a questo punto di vista alcuni sono entrati, alcuni entreranno. E l'altra valutazione sul piano delle alienazioni che non saranno sensibili, secondo il mio giudizio, poi deciderà il Consiglio Comunale, però stiamo lavorando anche su questo per le alienazioni. Ai fini di raggiungere questo, la raccomandazione del revisore dei conti di far fronte comunque a questa situazione con sistemi di monitoraggio, avete deciso se lo fa quando c'è monitoraggio? Sì, astenuti.
sei. Va bene, stelo, perché per me è meglio andare a casa, poi sono qui fate quello che volete. Se vuoi, dico per fare. Se vuoi, perché se vuoi, un voto con pazienza è favorevole, perché non posso. Però metto verbale che lei ha votato favorevole nella convinzione che fosse per l'accorpamento. Certo. Altrimenti avrebbe votato su celebrazione. Va bene, esatto, grazie. Così risulta la volontà politica. Grazie. Punto 7, abbiamo un ulteriore bilancio di previsione del legge finanziario 2011, approvazione della relazione 3, relativa alle entrate tariffarie, che in realtà è il vero motivo per cui abbiamo fatto questo consiglio di imprenditoria. Caso specifico da 4 euro a 12 euro, cioè del triplo